gliela negò quella stretta di mano. E a notte fonda, che dovetti alzarmi dal letto perché come al solito Roberto dimenticava la luce accesa, lì sul tavolo il quaderno aperto. Marzo 1993, numero 5, Stopper, Gianfranco Di Matteo. L'ultimo numero della lista. Roberto annotava, da chissà quanti anni, tutti coloro che non gli stringevano la mano. Ma qual è il senso di tutto questo? Ed era dal 1987 che andava via questa storia. Infatti, continuando a sbirciare nel suo quaderno, vidi che nel 1987 il primo della lista, Marini Mario, un omonimo, chissà chi giocatore mai sentito nominare, il primo giocatore che molto probabilmente non gli aveva dato la mano a fine gara. Non avevo nulla in contrario per questa sua mania. Mi dispiaceva solamente che avrebbe messo di sicuro da parte tutti i miei consigli per tirarlo fuori, questo ragazzo, gli volevo bene, e magari invece avrebbe ricordato tutti quei nomi che lui stilava in quel quaderno. In tono sommesso, guardandomi negli occhi, un giorno mi raccontò che quel Mario Marini, sì, il primo che non gli diede la mano, era intento a fare l'adulto e attraversò la strada da solo e una macchina in 2 secondi. Lo fece volare in alto come Abruzzo, come a Bettega e proprio come Santillana mise il braccio tra sé e la vita e col gomito la buttò giù la vita, che non era fallo, che nessuno fermò il mondo, che nessun arbitro fischiò. Mai visto volare in alto uno così come mio fratello piccolo quel giorno.